ragazze, video molto estemporaneo, perché ieri sono stata alla Gardenia e avevano appena allestito lo stand. Erano appena arrivate le novità primaverili, quindi per questa primavera di Essence, quelle novità cioè che rimarranno poi nella linea permanente. Veramente c'erano un sacco di cose, alcune molto promettenti, altre molto invitanti. Io ho preso soltanto qualcosina, cercando appunto di prendere quello che mi serviva e quello che comunque mi incuriosiva di più. Quindi, come vedete, ho qui la mia bustina, la bustina del peccato. Ieri ho messo la foto su Instagram, tante tra voi mi hanno chiesto di fare il video, quindi come al solito eccolo qua. Tra l'altro vi vorrei parlare un pochino di queste novità, perché so che è molto utile guardare questi video, almeno per me lo è, in quanto prima di andare ad acquistare cerco sempre delle opinioni e di farmi un'idea, di avere diciamo un quadro generale, per cui se questo vi può essere utile, allora ben venga. Diciamo che ci sono moltissime cose molto interessanti, alcune delle quali sono anche delle rivisitazioni di cose già precedentemente proposte e che sono state migliorate. Ci sono per esempio le matite illuminanti per raccata sopraccigliare, ci sono degli smalti 3 in 1, addirittura 6 in 1, ci sono dei top coat molto 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 carini, molto innovativi, alcuni più di altri, perché altri invece non mi hanno particolarmente colpito. E passiamo subito a vedere quello che ho preso io e vi dirò quello che penso. Allora, la prima cosa che ho preso, non poteva essere altrimenti, è questa lima qui, quella 6 in 1, ossia la lima a 6 facce. Io ne ho una nella sacca dei prodotti smaltiti, perché l'ho finita, l'ho consumata, l'ennesima consumata in realtà, e devo dire che quando l'ho vista così riformulata, rivista e corretta, sono stata veramente felice. Perché? Perché ci sono dei colori diversi e questo a me attrae molto sempre in realtà, cioè il packaging è la cosa che forse mi attrae più di tutto quando devo essere diciamo spinta all'acquisto. E come vedete è stata riformulata per quanto riguarda i colori e anche per quanto riguarda la sua efficacia, la sua prestazione diciamo così, perché è molto più limante, molto più ruvida sia da una parte che dall'altra, e tutte diciamo tutte le facce sono state secondo me migliorate. Il cagnolino che vive qui nei paraggi diciamo che dice la sua. Sempre rimanendo in tema di unghie, ho preso questo qui. Ovviamente io ho altri solventi da smaltire prima di utilizzare questo, però questo l'ho voluto prendere perché, come sapete, è un'idea che tanti brand hanno proposto, quindi dai brand più costosi di alta profumeria fino a quelli più low cost, e siccome c'è questo di Essence io non potevo fare a meno di provarlo. Non sono molto a favore di questo solvente qui, di questo strumento, di questo marchingegno, perché non mi ci sono trovata bene il più delle volte, nemmeno con quello di Sephora, però vedremo questo qua com'è. Poi tra l'altro era carinissimo il tappo color Tiffany, ragazzi, mi ha colpito, mi piace tantissimo la confezione, e davvero questi due colori insieme io li amo. Sì, effettivamente è un buon motivo per acquistare le cose, però ragazzi è così. Vedremo, per ora ovviamente non vi so dire nulla. La cosa che più mi incuriosiva e la cosa che assolutamente volevo di più provare sono comunque queste, che sono la novità delle novità, ossia queste gel e pencil waterproof di vari colori. Ce n'erano tantissime in tanti colori, io ne ho prese due e sono questa nera. La nera non può mancare perché io sono sempre alla ricerca della matita nera per eccellenza, e questa qua verde, che è un bellissimo verdone, verde, oddio, è stupendo veramente, guardate, è un verde ottagno, lo definirei, se è possibile definire così questo colore, è un verde veramente bellissimo, bello bello bello, ragazze. Io ve lo consiglio di prenderlo perché è davvero particolare come verde. Apparentemente sembra verde, però vi ripeto, poi è abbastanza cangiante. La cosa che ho fatto ieri è di sgocciare queste matite sulle mani. Vi faccio vedere anche il tratto della nera ora che mi trovo, tra l'altro ce l'ho addosso, l'ho indossata oggi per fare questo trucco, e devo dire che mi sta dando delle soddisfazioni così a primo acchito. Comunque vedete, il tratto è molto marcato, è molto nera, mi piace tanto.
Vi dicevo che la cosa che ho fatto ieri è quella che faccio sempre quando compro delle matite che si professano waterproof, è quello di metterle sulle mani e di lasciarlo per tutta la giornata, quindi di sgocciarlo sulle mani e la lascio lì il tratto per tutta la giornata, e quindi lavo i piatti, insomma faccio di tutto di più per vedere ed effettivamente testarne la tenuta. E devo dire che stamattina quando mi sono svegliata erano ancora lì, erano ancora sulla mano, quindi ragazze queste qua promettono bene. Non c'è il numero, quindi non ve le posso dire, non vi posso dire il numero, ma si contraddistinguono attraverso il colore dei tappi, quindi questo verde e questa nera io assolutamente ve le consiglio. Sicuramente ne prenderò altre, volevo la viola ma non c'era. Ci sono, vi dicevo, tantissimi nuovi top coat, tantissimi nuovi smalti, tantissimi nuovi colori, tantissime novità in ambito di unghie. Io sono stata attratta da questo, ovviamente, Polka Dots Rules, nel senso che io veramente adoro i pois, sono in fissa con i pois, è la moda del momento, probabilmente mi ha attratta e mi ha rapita, perché io ovunque vedo pois mi fiondo. E questo qui, ragazze, è stato visto, rivisto, stravisto in vari brand, da L'Oreal a Maybelline, insomma è abbastanza, non è, diciamo, l'ideona del momento, diciamo che non è stata un'idea molto innovativa, però io non avevo nemmeno uno, ebbene sì, e quindi ho voluto prenderlo. Non so, ho messo una foto su Instagram anche di questo, in realtà non tanto mi convince, però devo vedere, mettendolo con una base diversa. Il numero 13 si chiama Laser Show ed è l'effetto Polka Dots, promette un effetto Polka Dots. In realtà, vi ripeto, devo cercare ancora l'accoppiata giusta, l'accoppiata vincente, vi farò sapere. Poi ragazze, la cosa che mi è piaciuta di più e che vi straconsiglio sono questi, che sono gli XXXL Long Lasting Lip Gloss in versione matte effect. In realtà altro non sono che la versione aggiornata di questi qua, che erano gli Stay Matte Lip Cream, che io ho amato, ho adorato e che sto finendo nelle colorazioni 01 e 02, ve ne avevo parlato tantissimo, io amo tantissimo veramente questi prodotti di Essence, e non avevo preso, avevo fatto la grandissima sciocchezza, diciamo così, di non prendere quella rossa, la tonalità rossa, quindi ragazze ho rimediato. La differenza che c'è è la durata, quindi la scadenza, questa è 24 mesi mentre questa era di 6 mesi, quindi una cosa che assolutamente è migliore per me, e poi la quantità, poi la grandezza del packaging, della confezione, questa è più lunga, vedete, questi qua erano più piccolini, più maneggevoli, più trasportabili, però a me piace questa qui, vi devo dire la verità. Tra l'altro è quello che indosso, il colore è quello che indosso ed è veramente bellissimo, secondo me mi piace un sacco. Io mi vedo scura, non lo so se voi mi vedete bene, spero di sì, perché ho le luci sparaflisciate in faccia, tra l'altro entro un sole accecante dalla mia destra e fa molto caldo, quindi spero che tutto ciò sia utile anche a voi, ossia mi vediate bene. Poi ragazzi, ho preso questo, anche questi sono una versione rivista e corretta dei set già proposti in precedenza di Essence, da Essence, ossia gli Smoky Eye Set, questi qua. Io ho preso questa in versione top, nella tonalità top, io non la definirei marrone perché secondo me è un color talpa, questo qui è un color talpa, questo è un color crema e questo è un color marrone, ed è praticamente quello che io indosso oggi. Ho fatto tutto, mi sono truccata con tutto ciò che vi sto mostrando proprio per farvi vedere la resa sugli occhi, e devo dire che ce l'ho su da 2 ore questo make up, e finora mi piace abbastanza, mi piace. È ovvio che per il prezzo che hanno non ci possiamo aspettare delle prestazioni alla MAC, a volte anche MAC, comunque nonostante il prezzo non ci dà quelle prestazioni che vogliamo, per cui figuriamoci un set di questi che comunque è un set altamente low cost, quindi ragazze partiamo sempre da questo presupposto. Di tutto, tra l'altro, vi metto il nome e il prezzo nell'info box, per cui andate a vedere nell'info box. Vedremo, quindi io avevo preso il set Smoky Eyes precedente, quindi nella tonalità nera, e l'avevo utilizzato per un po', poi l'avevo buttato perché non mi ci ero trovata benissimo. Con questo qui spero di trovarvi meglio, vi farò sapere. Scusate ragazzi l'interruzione, come vi dico sempre nei miei video e dopo. Poi ho preso questo qui,
In realtà su questo sono molto confusa, sono molto indecisa sul da fare, perché io che cosa ho fatto? Non lo so come, non mi dite come perché non lo so. Ho preso un colore e poi ne ho messo in busto un altro, ho portato alla cassa un altro, io volevo in realtà un altro verde. Anche questo dovrebbe essere una novità ed è il numero 172 Splash, che dovrebbe essere, diciamo, uno smalto olografico cangiante, che è un verde, blu, viola, violaceo, insomma a seconda di come lo muovete assume delle colorazioni, delle tonalità diverse, dei riflessi diversi, quindi in sé è bello. Però a me questi smalti qui sulle unghie non mi piacciono, non mi piace come mi stanno, quindi sono indecisa, non lo so se lo cambierò. Comunque per il prezzo che ha potrei anche tenerlo e prendere quel verde che invece volevo prendere, che era un bellissimo verde prato, un verde diverso, ecco, e ho sbagliato. Capita anche ai migliori, sì, ragazze. Questo era tutto, vi ripeto che di tutto vi metterò i prezzi nell'info box, vi scriverò il nome preciso di tutto ciò che ho preso. C'era tanto e tanto ancora, e io sicuramente tornerò con più calma e con maggiore lucidità per scegliere delle cose diverse. Però per ora veramente mi sono trattenuta, perché come sapete sono in una fase in cui sto cercando di darmi un freno, di fare meno acquisti, e quindi già questo, il totale complessivo di questo che ho preso è di 23 euro, quindi ragazze non è nemmeno poco, no, assolutamente non è poco, perciò mi sono veramente voluta trattenere. Quindi ragazze, detto questo, vi ho detto tutto. Io vi ricordo che sono su Instagram, quindi venite a trovarmi, vi metto tutti i link utili nell'info box: Instagram, The Pop, Facebook, il blog, eccetera eccetera, quindi cercatemi e venite a trovarmi anche lì. Commentate, spolliciate, partecipate, interagite con me, quindi lasciate i vostri commentini al di sotto di questo video, è una cosa che mi fa tanto piacere. Tante tra voi mi dicono: ti seguo sempre ma non commento. Commentate ragazze, commentate, perché questo è il senso, è bello sentire il vostro collo, voglio vedere che partecipate, quindi un vostro commentino, anche un ciao, anche un saluto, fa sempre piacere, per cui ragazze commentate, veramente ragazze ve lo dico, fate sentire il vostro affetto, che è una cosa importante, almeno per me. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!